Nome? Lorenzo. Lorenzo Fragola. Anni? 19. Sono nato nel 95. Di dove sei? Sono di Catania, ma vivo a Bologna. Catania. Come hai deciso di venire X Factor? L'ho deciso in un caldo pomeriggio, non è vero, l'ho deciso una mattina, ho detto perché no, quindi mi sono iscritto. Ma quale mattina? In realtà da quanto tempo ci pensavi, dillo. Perché hai deciso di cambiare città? Nel corso di studi che volevo intraprendere non esisteva nella mia città e quindi sono andato a Bologna dove è stato fondato. Soltanto per il corso di studio? No, anche per la mia ragazza. Com'è la vita nel loft? È dura, è dura. No, è anche divertente. È dura perché siamo in tanti e ognuno vuole i propri spazi. È divertente perché condividiamo tutto. Le risate, gli scherzi, tutte le nuove esperienze che facciamo ogni giorno. Praticamente nel loft fa la vita di ogni giorno. Sei molto giovane, com'è vivere da soli a Bologna? Duro ma divertente. Quindi un po' come vivere nel loft. Sì, come nel loft, più o meno. Con meno gente, meno telecamere, meno sponsor, meno prove, meno impegni. Qual è il concorrente o la concorrente eliminata che ti manca di più? I The Wise e Camilla. Cosa vorresti dire a Camilla? Che le auguro il meglio e che possa andare avanti nella musica. Tutto qua? Sì. Cosa ti manca della Sicilia? Mi manca tutto. Mi manca il cibo, il paesaggio, le persone, tutto. Manca anche a me. E cosa non ti manca? Niente. E un concorrente che vorresti eliminare? No, vabbè, ma non esiste. Non esiste un buon concorrente che voglio eliminare. Ma insomma, non ne sono proprio sicuro. Ancora. Poi magari cambio idea. Qualcuno che mi fa arrabbiare, dico. Qualcuno che vuoi eliminare, c'è. Qualcuno mi ha fatto arrabbiare, ma non tanto da volerlo fuori. Sei fidanzato? Sì. Di qualcosa che non le hai mai detto. Ma non c'è nulla in realtà che non le abbia mai detto. Dai, diglielo, diglielo. Ah, vabbè, a parte che sono papà, ma quello l'avrebbe scoperto da lì a poco. Comunque ti voglio bene, ciao Matteo. Infatti volevo farmi tatuaggio con il mio figlio, Luca, qua. Giovanni, giuro che non... Mamma, papà, se doveste guardare questa intervista non è vero. Invece seriamente volevo dire una cosa a Federica, che mi manca tanto, che mi manchi tanto. A chi vorresti somigliare musicalmente? A tante persone, però se dovessi fare un nome, Robbie Williams, perché negli anni ha cambiato tanto il suo stile ma è rimasto sempre lo stesso. If there's somebody, call me all. She's the one. Quando fa questa canzone prende una fan tra il pubblico e se la limona. Per questo vorresti somigliare a lui. Ammettilo. A chi vorresti somigliare nella vita? Bella domanda, rispondi. Ci sono tanti modelli, ad esempio Mark Zuckerberg, perché dal nulla è riuscito a credere nella sua idea. Cantate. Something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Saluta. Ciao Matteo. Sempre qua. Ciao.